Questa è una bellissima canzone, immagino avrete riconosciuto, di Leonard Cohen, Dance Me to the Hand of Love. Leonard Cohen ha scritto questa canzone nel 1984. Sentiamo l'inizio. Lui dichiara di averla scritta, sto leggendo, mi è venuto in mente, dice, ascoltando o leggendo o sapendo che nei campi di concentramento, vicino ai forni crematori, in alcuni di questi campi, un quartetto d'archi era obbligato ad esibirsi mentre l'orrore veniva perpetrato. Queste erano persone il cui destino faceva parte di quell'orrore. Secondo quello che trovo in uno dei siti che si possono trovare tranquillamente, questa è l'origine di questa canzone. Molte frasi lo possono fare intuire questo qua, però non è detto. Se uno lo ascolta direttamente, ci sono dei riferimenti di tipo anche biblico. Fammi danzare fino alla fine dell'amore. Questa è una delle varie traduzioni che sono state fatte. Ma c'è un libro di Roberto Caselli che invece dà un'altra interpretazione e parla di questa canzone come una canzone d'amore, basta, to cure. A un certo punto dice: è difficile pensare che dietro queste meravigliose parole d'amore ci sia anche l'immenso strazio dell'olocausto. Eppure qualcuno sostiene, pur in modo non documentato, che lo stesso Cohen abbia affermato di aver scritto questa canzone pensando alle persone che hanno suonato musica nei campi di concentramento, capaci di dare un po' di gioia, eccetera, eccetera. Noi non ci arriveremo, non so se è possibile arrivare a capire, però è una canzone meravigliosa. Fammi danzare verso i bambini che domandano di essere messi al mondo. Danzami, danzami, alcuni hanno tradotto danzami, bellissimo anche questo. A un certo punto, fammi danzare fino alla fine dell'amore. Fammi danzare verso la tua bellezza con un violino in fiamme. Fammi danzare attraverso il panico finché io non sia in salve. C'è anche l'aspetto erotico. Fammi sentire il tuo corpo muoversi come fanno a Babilonia. Mostrami poco a poco ciò di cui io solo conosco il limite. È una canzone bellissima. Io vi invito ad ascoltarla quando avete tempo, quando avete voglia, a cercare le parole, a cercare la traduzione delle parole, si trova, e farvi trasportare da questa musica meravigliosa. Passate un felice Natale e delle buone feste.